Quando in un paese ci sono eventi drammatici come quello del Ponte di Genova, sono due le alternative che ha un governo. La prima è quella di chiedere all'opposizione un patto, di fare con l'opposizione un accordo. Il secondo è quello di fare dell'opposizione l'alibi delle proprie incapacità. E avete attribuito la responsabilità agli avversari politici, indicando due fatti precisi. Il primo, la concessione autostradale. Il secondo, i soldi di Autostrade ai partiti. Lo ha spiegato molto bene il vicepresidente Di Maio. Il governo precedente di notte si è riunito e in Parlamento ha dato la concessione Autostrade. Come spesso accade al ministro Di Maio, ha sbagliato qualcosa. Non era di notte, era di giorno, ma soprattutto non era il governo precedente, era un governo precedente. Il governo che nel 2008 volle attribuire la concessione ad Autostrade. Che sia agli atti di questo Parlamento che la concessione autostradale non l'ha votata il PD, che ha fatto ostruzionismo contro quell'atto, ma l'ha votata la destra e l'ha votata un giovane deputato che stava alla Camera in Commissione Trasporti che si chiama Matteo Salvini. Di Maio chieda spiegazioni a lui, se lo faccia spiegare se è in grado di capirlo. È incomprensibile il motivo per il quale Di Maio ci stia attaccando, perché noi non abbiamo preso una lira. Allora ho chiesto, ma allora forse la Leopolda, le associazioni, qualcuno di noi avrà preso dei fondi da Autostrade? Mi è stato risposto il giorno dopo dalla stampa libera e indipendente, che va ringraziata, che i soldi di Autostrade erano andati alla Lega Nord per l'indipendenza della Padania, non al PD. La strategia di buttare fango addosso agli avversari non funziona e non avrebbe dovuto essere fatta di fronte a 43 morti.